Fine 2008, inizio 2009, grande preoccupazione per la crisi economica globale. Secondo lei, per quale motivo sempre più persone stanno tornando a pensare al mattone come forma di investimento per i loro risparmi? Io credo che in realtà non ci sia mai stato un reale abbandono del mattone come investimento. Piuttosto ci sono state delle turbolenze che hanno falsato il mercato immobiliare. Turbolenze non derivanti direttamente dal prodotto, ma derivanti da una cattiva visione del mercato finanziario. Questo è avvenuto a livello globale. Ovviamente ha creato paura nelle persone, incertezze, però sempre di più dopo un brutto sogno ci si risveglia e si capisce che le cose reali sono quelle legate all'economia. Questo è stato anche il motivo che ci ha fatto propendere per essere più vicini alla strada, quindi essere dentro la città, creare un punto nuovo, essere vicino alle esigenze di tutti i giorni. In questi giorni che abbiamo appunto lavorato su questo negozio, molte persone si sono avvicinate a noi, i negozianti, le persone di tutti i giorni, ci hanno fatto presenti le loro necessità e ci hanno fatto capire che vogliono investire, vogliono tornare a essere presenti per difendere la propria moneta, i propri investimenti, il proprio futuro. E infatti leggiamo: negozio immobiliare Innocenti. È un nuovo modo di chiamare un'agenzia immobiliare oppure potrebbe essere un brand nuovo? Noi speriamo che sia un brand nuovo. Come ho detto prima, è un modo di riproporsi per far capire alle persone che ci stanno vicino che noi siamo i negozianti, le persone che tutti i giorni loro incontrano per strada. Cerchiamo di dare un servizio, una risposta alle loro esigenze e una continuità ai loro investimenti. Ci preoccupiamo del fatto che i loro immobili che decidono di acquisire vengano acquisiti nelle modalità più consone, non si faccia un salto nel vuoto, non si ripercorra degli errori fatti in passato e un domani, quando loro volessero ricedere l'immobile, possono rifarlo a condizioni di mercato favorevoli, quindi difendere il proprio investimento. Lei ha parlato di consulenze. È cosa certa, negli anni passati il mercato immobiliare è stato un po', tra virgolette, drogato da prezzi alti. In questo momento ci si aspetta, diciamo, che il mercato torni un pochino sui valori classici, sui valori, sulle quotazioni normali. È proprio così? Possiamo lanciare questo messaggio? Sì, questo ovviamente non è possibile farlo su dei prodotti che già sono andati fuori mercato. Nel nostro ventennale rapporto ormai con la clientela abbiamo sempre consigliato di rimanere legati a un valore di mercato reale, evitando proprio di fare una speculazione finanziaria sul bene stesso, anche se in molti casi abbiamo seguito il prodotto finanziario legato al mattone, quindi il prodotto a reddito. Questo ci ha fatto capire che nello sviluppo temporale c'è sempre un legame quotidiano con la strada, un legame quotidiano con l'economia reale. Lei ha parlato di drogare, ha usato un termine che direi è stato giusto per un certo periodo. Oggi noi vogliamo ripulire questo mercato cercando di dare il nostro piccolo contributo affinché le persone si leghino a un prodotto che sia tecnologicamente avanzato, che offra delle sicurezze sotto il profilo acustico, sotto il profilo ecologico, sotto tutto quello che la gente richiede da un nuovo prodotto. Questo perché proprio ci sia una continuità temporale nel loro investimento. Ci parli della sua esperienza nell'acquisto e nella vendita di immobili commerciali? Beh, più che acquisto e vendita di immobili commerciali, noi di solito vediamo l'immobile come lo sviluppo di un naturale processo e quindi ci occupiamo fin dalla partenza di interpretare quelle che sono un po' le visioni dell'immobile, cioè capirne gli indirizzi finali, capire che cosa possiamo ottenere noi dalla realizzazione di un complesso commerciale e capire anche chi possono essere i tenants, cioè gli occupanti, la dimensione commerciale e chi può effettuare alla fine di tutto il percorso l'acquisizione
di questo immobile particolare. È tutta una visione ovviamente particolare dell'investimento che va vivisezionato e interpretato a seconda della localizzazione, delle dimensioni, della natura dell'investimento, dei tempi che devono essere percorsi, per cui ogni singola operazione può essere sostanzialmente diversa dalle altre. Quali sono le sue esperienze nel campo della vendita di immobili, commerciali, ma anche di immobili, diciamo, di case, di negozi? Beh, noi sul territorio, come avevo accennato, abbiamo già due strutture che si occupano prevalentemente di business locale, quindi di retail, di residenza, di piccolo commerciale, di qualcosa che è funzionale, quindi logistico o anche produttivo. Però a livello nazionale copriamo tutti i settori più importanti, quindi abbiamo relazioni con i più grandi fondi di investimento, sia italiani che esteri, con gli sviluppatori e con tutte le catene commerciali presenti attualmente in Italia. Questi io credo siano i segreti veri del nostro lavoro: avere il contatto quotidiano con le aziende e sapere o poter proporre a loro qualcosa che è sempre in fase di sviluppo e qualcosa di valido, di nuovo. Ci parli un po' del servizio di consulenza che offrite ai vostri clienti. Vi occupate anche di perizie, di stime? Sì, noi iniziamo il lavoro con la perizia e con la stima e con gli indirizzi che diamo inizialmente in maniera gratuita a tutti i nostri clienti. Quando loro ne avessero bisogno e necessitassero solo della prima fase, noi non facciamo nessuna distinzione. Se poi loro ci richiedono, nella sostanza, di proseguire questo lavoro di consulenza, noi siamo a loro disposizione e ovviamente ci proponiamo sia con le nostre strutture che con le strutture complementari, quindi i vari studi di architettura, ingegneria, che vanno a supporto del lavoro che noi facciamo, con gli studi di marketing, con tutto ciò che è indispensabile oggi per poter servire un pubblico che va dal privato alle grandi società. Parliamo di partnership, e la vostra attività si svolge prevalentemente in Valtiberina, però voi lavorate anche con altri studi. Sì, noi abbiamo la presenza ed una quota importante su una struttura che è operante in tutto il territorio fiorentino, però abbiamo anche grandi alleanze con importanti società che sono nel Veneto, che sono situate nel Lazio e in altre zone d'Italia. Questo diventa fondamentale perché la ricerca di informazioni continuative è per noi fonte preziosa di informazioni e ci offre la possibilità appunto di effettuare il nostro sviluppo. Parliamo di esperienza. Da quanti anni lo Studio Innocenti lavora nel campo della vendita di immobili? Troppi anni, ormai siamo presenti nel mercato immobiliare dal 1991. Prima ovviamente abbiamo iniziato con delle esperienze limitate sia temporalmente sia logisticamente, quindi prima nel Lazio, Roma in particolare, poi sul territorio milanese e poi in sostanza come siamo oggi presenti un po' in tutta Italia. È stato un percorso direi molto difficile, anche perché ha attraversato due grandi crisi, quella dei primi 90 e quella attuale, due diverse crisi che sono state cavalcate e sono cavalcate oggi in modo completamente diverso. Quindi la vostra esperienza portata in Valtiberina, parliamo anche del nuovo, diciamo, modo di lavorare in Valtiberina, ma soprattutto vi affaccerete a breve al mercato della Valtiberina Umbra. Assolutamente sì, perché riteniamo estremamente valido il terreno che va dall'alta Valtiberina verso la bassa Valtiberina, quindi tutta la zona Umbra, in quanto è fonte di notevoli esperienze ma anche di richieste continue da parte di utenti, società e di investitori. Vogliamo concentrare la nostra attenzione in questo territorio in quanto lo riteniamo ancora molto libero e non presente da parte di strutture che hanno la nostra esperienza. Siamo arrivati al termine di questa breve chiacchierata con Ezio Innocenti, titolare dello Studio Innocenti. A questo punto, per chi volesse contattarvi, che cosa deve fare? Ci può trovare in internet all'indirizzo www.studio-innocenti.com o nelle nostre sedi presso il centro commerciale Valtiberino a San Sepolcro o in via Aggiunti al numero 2, dove abbiamo il nostro ultimo negozio.